buonissimo a tutti ragazzi. Oggi vi farò vedere un bel giretto per Trento, nelle condizioni in cui, che piacciono molto a me, ovvero dopo una bella nottata di pioggia d'estate. Adesso si vede tutto il bel verde che c'è. E vi faccio vedere una delle situazioni un po' più pericolose. Vedo che si stanno registrando spesso. E quindi penso sia doveroso, penso sia di alto valore formativo parlare. In pratica in questo giro vedremo fra un po' un furgone davanti a me che fa una cosa che fanno spesso tante persone che purtroppo si trovano alla guida di veicoli, e facendo queste cose veramente possono causarvi veramente tanti danni. E poi ovviamente ve ne parlo perché ai motociclisti è più facile farsi male, perché la carrozzeria, la scocca, siamo noi. Non abbiamo delle lamiere attorno a noi che ci proteggono. E quindi, cioè, non vi dico che io non faccio errori alla guida, tutti facciamo i nostri errori. Però vi dico a cosa stare attenti, come in questo caso, quando ad esempio entrate in rotatoria, perché anche lì la legge è un po'... ci sono varie teorie anche, però su... guardate bene adesso. Tac, vedete? Io seguo la mia corsia, però lui mi taglia la strada, perché a precedenza bisogna darla sempre a quelli che abbiamo a destra, e io in questo caso ero a destra. E poi ovviamente glielo faccio notare gentilmente, gli dico: oh, ragazzo mio, tagli la strada di solito agli altri, non si fa ste robe. E poi proseguo per la mia strada tranquillamente. A me piace farle notare le cose, perché, ma anche tranquillamente, senza, vabbè che in quel momento ti agiti, perché veramente possono farti dei gravi danni con queste distrazioni o con questa ignoranza, insomma. Però quando fate questi cambi di direzione, cioè quando entrate in rotatoria, e guardate bene, non fidatevi mai di nessuno, perché fanno questi cambi di direzione che poi vuoi o non vuoi, possono recarvi dei danni. Quindi ascoltate questa regola: mai fidarsi di nessuno. Infatti avete visto, io con prudenza un po' me l'aspettavo, perché ne ho viste tante, ero già lì che frenavo. Cioè no, se stavo lì a fianco del furgone, a parte che a fianco dei veicoli, dei furgoni, dei camion e anche alcune macchine non c'è visibilità, quindi non state mai a fianco delle macchine, ad esempio tipo un po' dietro il loro specchietto retrovisore e vicini alla macchina, perché lì comunque non vi vedono facilmente, e tanti sono distratti, quindi... attenzione, se avete voglia di andare, mai stare appiccicati al posteriore dell'auto, che è una cosa che mi dà veramente tanto fastidio anche a me, e mai stare a fianco cercando di superare, cioè o sorpassate decisi o state dietro a distanza di sicurezza. Ecco, spero che vi sia... di aver aiutato in qualche modo qualcuno, di aver magari rinfrescato anche la memoria, che non è mai una cosa, tempo sprecato anche guardare dei video che rinfrescano la memoria, penso, e buona strada a tutti.